me, amate però se non listo. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé, aveva mille donne in sé. Cantava Elf, One Ticket to Ride, con Lady Jane, oh Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop, stop, coi Rolling Stones. Stop, stop, coi Beatles. Stop, sul petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Guido Milani, un applauso. Grazie per avermi invitato qui, come sempre, e grazie a tutti voi e allo staff di Ragazzi Cinema, che si impegna sempre per questo lavoro eccezionale. Grazie. Grazie. Da ti lascio una canzone, Marco Il Grao. Allora, questa sera Ragazzi e Cinema vive un momento importante qui a Bellaria Gianarina, perché inauguriamo le nostre attività invernali e il taglio del nastro di un percorso tutto nuovo che stiamo raccontando in questi giorni. Che belli che sono insieme. Perché mi guardi come se fossi E.T. l'extraterrestre, tesoro? Sa che hai fatto fare una figura. A chi? A te, lo so. Fatto apposta. Tu in questo momento, insomma, devi far finta di essere un'attrice, giusto? Benissimo. Fatto bravissimo a cantare aria. Perché non dici a me, a lui? Io non canto, ha cantato lui, tu devi guardare lui. Rifacciamo. Beh, lo so che ti viene meglio, guarda, però è lui. Benissimo. Ha cantato, c'era un ragazzo di me. Arriva. Oh. Ah. È stato bravissimo a cantare aria. No, aria era una battuta, vabbè, ma no, aria, però sei stata a ripetere perfetto. E lui è qua e che fa? Marianna. Ti vuoi sposare? Addirittura? No, vabbè. 14 anni. Facciamo qualche passo. No, però devo dire che te l'aspettavi questa sera, insomma, che ti avremmo preso. No. Lo so, forse perché non eravamo d'accordo. Bene, adesso facciamo il contrario. Vai! Oh. Sembra appena uscita dal supermercato. No, scusami, ora lo vedi? Oh! Oh! È partita! Che è successo? Oh, oh, oh! Pecore. No, le pecore c'entrano, le pecore. Vai. Le pecore. No, non c'entra niente. Brava, stavolta non c'entra. Perfetto. Quindi, insomma, ecco, un, due, tre. Stella era, un, due, tre, Stella. No, quella è un gioco. Oh, però è dolcissima questa ragazza. Facciamoglielo un applauso. Vieni, vieni qua. Prendi l'applauso del Teatro Astra di Bellaria. Guarda, sei una meraviglia. Lui è Gattottino, signori, guardatelo qua, l'applauso! Ah, che meraviglia! Allora, ma che bello! Sei troppo oggi, Gattottino! Oh, batti 5 più forte, l'ho fregato, perfetto! Allora, caro Gattottino, non può parlare perché però interpreto io quello che... Allora, lui è la nostra mascotte, di solito per quelli più piccolini, è sempre grande e molto affascinante. Come va la vita? Fa freddo? La storia è questa. La storia è quella del principe e della principessa. Peccato che però il principe diventa un rospo. Allora, adesso vi spiego come si fa. La principessa deve mettersi un attimo indietro. Non è che ti rifilo dietro le quinte, benissimo. Allora, come funziona questa scena? Fai vedere a tutti un'espressione da principe. I pettorali. Tu invece sei il cattivo. Un'espressione da cattivo. Bella, perfetto. Allora, adesso abbiamo una musica da duro, scusa Marco, musica da cattivo. Tu ti immedesimi nella parte da cattivo. Attenzione, devi guardare male lui, ok? Questa gli viene bene, chissà come mai. Guardalo da cattivo, perfetto, sì. Ora avvicinati a lui con fare da duro. Da duro, non da mortadella, torna indietro. Allora, vieni qua. Allora, tu devi fare quello un po' spaventato. Vai, sì.
No, tu non devi andare via, tu devi stare fermo, sennò finiamo fuori dal teatro. Perfetto, va, senti che roba. Ok, ora lo guardi e lo trasformi in rana, in rospo. A lui, no, su, un attimo, su, per la aspetta. Cioè, guardi lui e poi lui vedrai che si trasforma. Guarda, gatta, su. Zoom, zoom, e tu, zoom. Ma perché crack, muoviti, saltella. Ed è presente quegli effetti proprio. Non so, che, però sei bravissimo. Ok, perché tutto questo? Perché prima torna uomo, rana, uomo, rana, vabbè, ok, perfetto. Prima tu eri con la principessa e stavi passeggiando amorevolmente. Poi lei a un certo punto, il copione è strano, dice, devo andare in bagno. Lui è terrorizzato, cioè dice, mo mi fa finire altro che la rana. Tu ritorni uomo per ora, in piedi, la prendi comunque per mano, anche tu, andate al centro e vi prendete l'applauso di tutti loro, ma che bello! Il cattivo, la principessa, e il principe è diventato rana. Quando torni a casa, basta, adesso sei tornato ragazzino, quando torni a casa dirai a chi insomma conosci, a tutti quanti, dai, questa sera sono diventato una rana. Prova a dirlo. Sono diventato una rana. Complimenti, bravissimo. Ciao, è stato un piacere, complimenti, meraviglioso. Ciao. Ciao. Wakata, ricordati, Wakata è fortissimo. Bene, un applauso, grazie. Che bravi, che bravi. Beh Guido, siamo partiti col piede giusto, direi. Sono contentissimo, insomma, del lavoro che state facendo, quindi che stiamo facendo in collaborazione. È una bellissima iniziativa perché, come avevamo già annunciato, era la parte, diciamo, legata ai ragazzi che ci mancava. Il cinema era la parte che sostanzialmente ancora non avevamo ancora trattato da vicino. Quindi è un'opportunità incredibile per Bellaria, che siamo contenti di aver preso al volo, perché è una esperienza che voi portate da Lombardia, ma poi declinate qui a Bellaria, quindi siamo molto contenti. C'è la possibilità quindi finalmente di fare questo tipo di esperienza con voi, quindi ragazzi e cinema, che come dicevi tu hanno come denominatore comune il cinema, per poi aggregare e stare insieme. Un'altra cosa importantissima che ci piace tanto e che molto probabilmente tu ricorderai dopo Guido è la possibilità anche di rimanere, quindi anche eventualmente i sabati sera, quindi degli spazi importantissimi per delle fasce di ragazzi che in questo momento hanno ovviamente tra gli 8 e i 18, dicevi, ma è difficile anche trovare spazi di aggregazione il sabato sera per fasce di età di questo genere. Noi a Bellaresa Marina abbiamo esperienze già importanti come la scuola di musica, abbiamo fatto teatro, abbiamo fatto tante cose, siamo contenti finalmente di fare qualcosa di importante con il cinema. Oltre a Bellaria Film Festival, che è sempre stata una cosa per adulti, adesso abbiamo la possibilità di fare qualcosa di importante dal basso, perché dal basso? Perché sono i ragazzi stessi che prenderanno le iniziative e potranno fare queste cose, quindi siamo contenti di poter proporre alla cittadinanza, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ma ai nostri ragazzi, questa esperienza importante. Quindi in bocca al lupo a tutti e buon divertimento. Grazie mille, grazie. Grazie Assessore. La prima voce che arriva dalla Lombardia questa sera, la voce di una ragazza, di un adolescente, che era emozionatissima e quindi ha bisogno di un grande applauso, ha un grande talento, si chiama Yuna, vieni Yuna con l'applauso forte! I'm
Nicola. Capirei. Lui è Guido e Leonellina sono in soggetta. Di loro ti puoi fidare. Cantava mica stavolta. Noi prendiamo i ragazzi, li portiamo qua. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, porta tu figli e vedrai che non ti pentirai. Venite ragazzi da noi. Girare un film, girare una serie televisiva, certo, quello che noi vediamo è la parte più bella, che vi dà popolarità, che vi fa conoscere, vi vediamo in televisione, però richiede tanto impegno, tanti sforzi e anche dei sacrifici. Tu hai, quanti anni hai Riccardo? 17. 17 anni, ecco. 17 anni, i ragazzi della tua età vanno a scuola, escono con gli amici, tu hai continuato ovviamente a studiare e contemporaneamente sei stato sul set. Quanto è stato difficile far conciliare queste due cose e come hai fatto? Allora, abbiamo trovato questa soluzione, mi sono iscritto in una scuola privata e ho dovuto anche cambiare indirizzo perché io facevo perito aeronautico. Poi mi hanno preso, sono dovuto andare a Roma l'ultima di agosto. Ah, e oltretutto ero stato rimandato in matematica. Dettagli. E mi ricordo che stavo girando e ho dovuto prendere il treno alla sera, tornare su al mattino, ho fatto l'esame, l'aereo subito dopo l'esame per tornare giù a girare, cioè delle cose. Però poi durante l'anno mi sono iscritto in questa scuola privata, ho cambiato indirizzo, adesso faccio scienze umane e diciamo che non è stato così. Però hai dovuto conciliare entrambe le cose. Recitare, per esempio, per preparare una scena in cui devi, insomma, recitare parecchio, te la devi studiare il giorno prima, come fai? Sì, io di solito faccio così, allora, beh, ero a Roma, quindi alla sera, dopo che mangiavo sul divano con mia nonna, gli davo il copione. Nonna, allora, la 17:28, vai. E lei leggeva tutte le altre parti e io facevo... Grande, questa cosa non la sapevo, con la nonna hai provavi, sì, che bello. Sempre con la nonna, tutte le sere. Vabbè, provavo, la leggevo, poi vabbè, sono abbastanza semplici, facevo la scena. E il giorno dopo, quindi diciamo, io le studiavo tutta la sera prima, a meno che proprio non avevi quelle scene vicine, una battuta. Sì. Però comunque la leggevo sempre. Cioè, grazie. Vediamo dopo, Riccardo Alemanni, grazie. Ciao, grazie. Applauso glielo facciamo, vieni Francesca, Francesca con due E. Ciao, adesso ti accendono il microfono, ciao Franci. Buonasera. Ciao, come stai? Tutto bene, bene. Grazie. Io sto bene, sono molto contento che siate venuti qui per questa serata che è importante per Ragazzi e Cinema e mi piace poterla condividere con voi. Cosa canti? Allora, canto In Viaggio, che è il mio ultimo singolo. Ah, ah, se, sulle mani, raga, tutti a tempo, vi voglio venire tutti, voglio un casino, qua, un casino. Ah, ah, se, questa la dedico a un ragazzo che oggi non è qui con me, ci tengo un sacco a lui, sei mio fratello. Questo è per Emanuele. Ripartirei da zero stasera, tanto lo so che se mi sfogo dopo torno più serena. Dischi preferiti, due fogli di carta, valigia piena, stavolta print e parte, un anno lungo dietro la schiena, schiena la scheda vincente, nulla da perdere. Mettiti in gioco, brava, troppo non pretendere. Ho un paio di progetti e me li voglio prendere. Ho voglia di cantare, brava a farmi smettere. Voglia di quotidianità da trasgredire, bisogno di strappare, staccare le spine, lanciare un confine.
domani sera torna in TV con una nuova puntata dei Cesaroni. Ed è molto, molto bello poterlo chiamare qui. Signori, Riccardo Russo, vieni Riccardo! Ecco! Ciao! 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 Dove ti vuoi mettere? C'è il microfono. Di ah, no, scegli tu. Un'altra nota. Non la chiamo, stai tranquillo. Andiamo io a te. Oh, beh. Come stai? Bene. Me la cazzo. Sì. Sono amore, ho capito. Quanti anni hai, Riccardo? 11. Lo so, però lo dobbiamo dire a loro. Io so tutto di te. Ti farò delle domande e mi dici, ma perché me le sta facendo? Io so tutto. Che ti va? Intervista, sì. No. 11 anni. Allora, hai iniziato da pochi giorni le riprese di un film per il cinema, poi parliamo dei Cesaroni, che è un grande traguardo, insomma, da protagonista. È un bel piacere, sì, c'è una bella esperienza poi. Senti, com'è stato il primo giorno sul set di questo film? Con chi? Ciupa. 1-0. No, perché una volta sto aspettando di poterglielo fare, sto fregato. No, dicevo, con chi è l'attore che insieme a te è protagonista di questo film? Luca Argentero. Di cosa parla questo film? Si può raccontare? Allora, è un po' strano perché praticamente... Allora, ci siamo io e mia madre. È un po' mezzo Cesaroni perché... Cioè, è morto mio padre... se n'è andato, credo, mio padre. E c'è Luca che fa lo psicanalista, diciamo, che ha avuto una specie di rapporto quando erano giovani. Con la mamma? Con mia mamma. Ok, e ci fa lo psicanalista. E cosa fa? Lo psicanalista? Non l'ho capito. E con te cosa c'entra lui? Io sono tipo soggetto da bullismo. Quindi sei vittima di bullismo? Sì. Ok, sì. E vado da lui, tipo... Vado da lui, sono... E lì siamo arrivati. E sono al campanello, tipo gli do 1 euro. E gli dico che in un film che ho visto con 1 dollaro ho soldato un avvocato, quindi lui diventa ufficialmente il mio... Ti aiuta, sì, tuo punto di riferimento. Tipo padre, sì. Amico. E quindi tu con lui cerchi di affrontare anche questo... Faccio una marea di cavolate. Ah, fa ridere allora anche. Sì, certo. Sì, è una commedia. È una commedia, sì. Che bello. Senti, una commedia come una commedia i Cesaroni, che domani ritornano su Canale 5. Allora, sei entrato in questa famiglia, un'altra famiglia allargata della televisione italiana, perché siete tantissimi. Quando sei finito la prima volta sul set, come ti hanno accolto, insomma? Come se mi conoscevano già. Cioè, sono arrivati, uè, Erika, come stai? La pizza? Cioè, la pizza? Credo sia la cosa per... Io non so se tu ci sei mai stato sul set, ma tipo, sai le folle quando viene la pizza? No, racconta. Arriva il tizio dello scooter con la pizza alla mortadella. Sul set dei Cesaroni. E mangiate tutti quanti, attori, registi, tecnici, tutti la pizza. Cioè, chi si sta cambiando in camerino... Si ferma, esce nudo, non mangia la pizza con la mortadella. Che fa? Proprio perché finisce la pizza. Ah, ecco perché i camerini si svuotano improvvisamente. Perché devono mai questa della pizza con la mortadella? Non la sapevo, è curiosa. Senti, allora, che classe fai? Seconda media. Sto un anno avanti. Perché avanti lui. No, è una cosa, complimento, perché sei avanti, questo vuol dire. Come ti accolgono i tuoi amici, i tuoi compagni a scuola quando ti vedono, per esempio, lunedì mattina torni a scuola e il giorno prima stavi su Canale 5? No, ma sai, cioè, ho la fortuna che i miei compagni mi dicono, la maggior parte sono dall'asilo, sono rimasti solo quelli. Sì. Cioè, all'asilo erano quelli, poi alle elementari si sono aggiunti e alle medie se ne sono riandati. Le ha sterminati. Quindi siamo tipo in 9 in classe. Ospita! Passiamo dalle classi di 200 ragazzi a quelle di 9. Che scuola frequenti? Sì, però siamo la classe peggiore tipo della scuola, siamo ben concentrati. I 9 peggiori sono gli unici rimasti. Cioè, bello che mi fai c'è... questi sani complimenti, capito? No, tu sei più bravo. No, vabbè. Un conto è prendere il bevuto, un conto è fare casino, cioè io prendo il bevuto. Però fai tremendo. Lo so, sembra un angioletto, ma in realtà ve l'assicuro. È un peperino. E vabbè, comunque ti seguono i tuoi compagni, sì. Sì, sì, però cioè, i miei compagni, siccome mi conoscono da quando ancora non sapevano che facevo l'attore,
non è che mi stanno vicino solo come gli amici finti perché faccio il cinema, cioè sono amici miei praticamente da sempre, quindi so che non lo dicono cosa. Fai vedere un po' come fai tu a rimorchiare, fai la camminata quella là. Indossa un abito di seta e quindi mettiti vicino a lui. Pizza. Mettiti vicino a lui che la finiamo insieme questa cosa. Fate la camminata proprio da. Io ho la vostra età. Io cammino a rimorchiare, io cammino normale. Vediamo, tu cammina normale, ancora sta. No, bella sta roba. E come finisce? Male? No, benissimo, no? No, dico, scusami, ma c'è la fortunata, dico? Cioè, sì. Da quanto? Da quanto è finita oppure da quanto? No, chiedo. Se lo ricorda più, ho detto io. Da 3 settimane. Da 3 settimane? Sì. E tu per conquistarla hai fatto? Oh, ha fatto così, l'avete visto anche voi, quindi, eh? No, no, però sei bravissimo. Riccardo Russo, facciamogli un applauso! Simpatico, genuino, semplice, è un ragazzino come tanti con la passione per la recitazione e lo fai veramente molto bene.